Grazie a tutti e grazie anche ai colleghi e ai relatori che hanno, insomma, anche dire colleghi diventa eufemistico perché materialmente ho riscoperto e ritrovato parecchie lezioni che facevo all'università. Veramente mi dispiace anche un po' abbassare il livello, purtroppo, ma capirete bene che nella posizione in cui sono non posso fare una relazione di carattere tecnico. Ma devo calarmi nella giacca e nel vestito da sindaco che ha anche altre peculiarità. Ho apprezzato molto un po' tutti gli interventi. C'è stato un passaggio che devo dire che ho apprezzato veramente tanto, non tanto sull'Olmo, ma quanto su tutta la chiacchierata, è stato quanto fatto dal professor Montecchio quando parlava di sostenibilità e biodiversità come termini abusati. Io aggiungerei anche il termine resilienza che in ecologia, spesso vedo che il professore ride, quindi forse ci ho preso. Ecco. Veniamo all'Olma, veniamo a quella che noi chiamiamo Olma e provo a trasmettere. Se la perfetto. Ok, Olma e non Olmo. Io ho provato a recuperare un po' di foto, un po' di immagini, le ho impostate come un vecchio video musicale che conoscevo, che faceva vedere il passato in bianco e nero e il presente a colori. Quindi le foto che vedrete in bianco e nero sono tutte del passato. E poi ci sarà qualche passaggio sugli ultimi momenti. L'olma di Campagnola era sicuramente un albero madre, utilizzato per sostituire gli altri olmi, per la gestione dei filari, probabilmente della vigna. Poi Morelli giustamente ha detto alcuni passaggi, sono convinto che sia forse la persona che conosce più l'Olma sicuramente in Italia, poi magari se ci sono altri studi, assolutamente. Per i campanilesi esistono gli olmi, ma esisteva una sola Olma, perché materialmente era lei ed era sempre lei, da sempre. Alcune foto storiche, come potete vedere, la pianta un po' in tutto il suo vigore, e con dietro di lei questa casa che ha subito alcune trasformazioni negli anni. Nell'ultima foto a destra potete vedere un piccolo recinto che è stato messo negli anni a protezione della stessa, onde evitare che tutti andassero a toccarla, abbracciarla, più che altro per evitare di andarla a rovinare, mettiamola così. E i fatti, gli ultimi fatti sono stati raccontati. Non voglio entrare eccessivamente nel merito delle cause della morte, perché secondo me a un certo punto dobbiamo prendere atto che l'orma è stata uccisa. Noi lo diciamo costantemente, e questo è. Nel 2013 viene ufficialmente dichiarata morta. È stato l'anno in cui non ha più germogliato, non ha più fatto verde. E negli anni successivi, pian piano, ha iniziato a perdere qualche ramo, qualche rametto, la corteccia, e a seguire, nel 2018, il 12 settembre, io ricevo da una telefonata dalla polizia locale, mi chiamano, mi dicono: guardi, sindaco, l'olma è caduta. E vi posso assicurare che quando con la mia automobile sono arrivato correndo da Reggio Emilia a vedere quello che era successo, vi posso assicurare che non è stato uno spettacolo così comodo. E come potete vedere, queste sono alcune foto degli ultimi sviluppi dell'olma, partendo da sinistra verso destra, possiamo vedere il verde e la vegetazione, insomma, le foglie che pian piano si diradano e diventano sempre più rosse, finché l'ultima era alcuni mesi prima della rovina terra. Questa è come una foto che ho scattato io e come l'abbiamo trovata quel 12 settembre. L'olma ci ha lasciato qualche segno, ci ha dato anche qualche segnale nel cadere. È caduta in un terreno, come a dire: io non voglio rovinare niente, non voglio rovinare nessuno. È caduta in un terreno. Non in strada, non verso la casa, ma si è adagiata come se stesse dormendo pian piano. L'olma oggi
come dicevo, si è adagiata. Veniamo al simbolo, che era il tema un po' del mio intervento. L'orma è stata un simbolo, sicuramente, è stato un simbolo per tanti campagnolesi, è sempre stata lì per tutti. Un esemplare che aveva 300-400 anni circa, per cui è sempre stata lì, è sempre stata in un angolo, è sempre stata il luogo in cui andare la domenica a fare una scampagnata a piedi o in bicicletta. C'è sempre stata, senza mai disturbare, ma lei c'era. Tu andavi là e lei c'era. È stato un luogo da visitare, è stato un luogo di studio, ma soprattutto, come dicevo, è sempre stata presente. E l'Olma non era, e ci tengo a dirlo perché secondo me è anche, insomma, un passaggio molto importante. Io ho apprezzato il passaggio finale che ha fatto Morelli ragionando di quella pianta appoggiata dal comune, appoggiata lì di fianco dal comune, purtroppo, da chi è intervenuto, purtroppo non eravamo in quella situazione in quanto l'Olma insisteva sul terreno privato. E quindi giustamente, venendo meno i vincoli, venendo meno tutto quanto, tutta quella che era la sua costruzione, prima o poi doveva essere perlomeno salvaguardato in un modo differente. Come si dicevo, il simbolo è un elemento concreto a cui si attribuisce la possibilità di evocare o significare un valore ulteriore più ampio e astratto rispetto a quello che normalmente rappresenta. Quindi dobbiamo tenere però in considerazione che i simboli cambiano, o perlomeno, se vogliamo salvaguardarli quanto più possibile, salvaguardarne dalla parte il ricordo, il valore testimoniale, ma anche farli diventare essi stessi dei simboli didattici, dobbiamo tenere in considerazione che a volte possono cambiare. Voi vedete questa bella foto dei primi del secolo, potete notare che c'erano diverse strutture. Ora queste strutture non ci sono più, c'è solamente questa abitazione differente, tra l'altro, quindi le cose, giustamente, gli elementi cambiano. Vado a introdurre un po' lo sviluppo. All'interno della programmazione urbanistica di Campagnole è prevista da diversi anni, perlomeno da una quindicina d'anni, la realizzazione di un parco urbano. Ora, molto semplicemente, Campagnole è un comune da 5.600 abitanti. Il nome stesso del comune rappresenta un po' la vocazione territoriale, quindi siamo circondati da aree agricole di lungo corso, quindi insomma, l'intervento umano è stato molto particolare dai primi del secolo. Siamo un territorio circondato, fortunatamente, insomma, da vigna. Da terreni con colture varie, comunque. All'interno dei nostri piani di sviluppo urbanistico sono da anni state inserite alcune aree verdi, in particolare lo sviluppo di un nuovo parco urbano, che voleva essere qualcosa di un po' differente rispetto a una singola un'area verde classica, attrezzata con videogiochi, ma proprio un'area a verde spinto, dove le piante potessero essere, a parte il tema della biodiversità che ho già dichiarato in partenza qual era il mio pensiero, ma un'area multi, perché ovviamente parliamo di un'area all'interno del centro del tessuto urbanizzato, ma che fosse un parco, non fosse una semplicissima area verde, dove anche in un piccolo comune ci fosse la possibilità di avere una struttura e un'area fatta in un certo modo. Come dicevo, quindi nel 2017 diamo avvio a una progettazione partecipata fatta con tutti i crismi della regione. È una progettazione che ci è costata 2 anni perché abbiamo coinvolto la cittadinanza, le associazioni su 2 anni e all'interno di questa progettazione si è sempre detto, considerate che eravamo nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018, c'è sempre stato, cioè, nelle informazioni che ricevevamo c'era sempre dobbiamo valorizzare l'Olma, dobbiamo valorizzare l'Olma e finché a un certo punto abbiamo riservato all'interno del parco un'area in cui poter rendere, da poter far diventare la radura dell'Olma, l'avevamo chiamata, di modo che nel momento in cui questa rovinasse a terra o cadesse, l'avremmo potuta spostare. Fatto sta che una settimana prima della presentazione del progetto, l'Olma cade a terra. E le due aree,
sostenuto anche un attimo a fare un minimo di planimetria, no, planimetria no, però insomma, inquadrare l'olma che qua era qua a destra, era, poi vi dirò perché, il parco è questa fetta che vedete qua a sinistra. Come vedete, il tessuto urbano è abbastanza sviluppato, ma tutto intorno è abbastanza verde. Però l'idea urbanistica che ci siamo sentiti, abbiamo pensato di continuare, era quella di creare questo polmone verde che vedremo in una slide successiva, esatto, a forma di gatto, come l'abbiamo definito, verde, con un verde spinto all'interno delle zone. Questa è l'area del bocciodromo, questo è il palazzetto dello sport e questa è tutta un'area che diventerà parco. Quindi, come dicevo, facciamo la progettazione riguarda principalmente l'area più a destra, adesso vi darò a declinarla, costruiamo tre quaderni di aggiornamento e quindi questa è l'area che andiamo a sviluppare e successivamente vedrete. Questo è un quaderno intermedio, l'olma non era ancora caduta, quindi si pensava di partire con i fili dell'olma. Teniamo in considerazione che Campagnola un po' tutti hanno un figlio dell'olmo perché lei finché ha potuto, insomma, ci ha dato la possibilità di avere qualche testimone, qualche giovane testimone, per cui abbiamo detto partiamo dai figli, chissà. E materialmente siamo arrivati alla progettazione. Questo è uno schizzo della progettazione esecutiva di massima che abbiamo consegnato alla cittadinanza, pardon, definitiva, non esecutiva, che abbiamo consegnato alla cittadinanza. Di un'area multifunzione, la parte chiaramente un po' più verde, come potete vedere, quella un po' più a destra. In questo triangolo immerso all'interno di questi filari era già prevista l'olma quando avrebbe scelto lei di cadere, di spostarsi, mettiamola qui. Pardon, questo era il progetto, questo è il progetto di sviluppo del tronco dell'olma. Chiaramente tutto lo sviluppo è impossibile da spostare, tenete in considerazione il peso e anche la logica di valorizzazione, teniamo in considerazione quello che si diceva prima, non ha senso tenere forse tutto, ma un valore testimoniale va salvaguardato e quindi abbiamo progettato una piccola area in cui l'olmo potrà riposare fino a lasciarci completamente, in cui sarà guardata e osservata dai suoi figli all'interno di questo nuovo parco. Sbaglio sempre, come dicevo, i figli dell'olma, e quello centrale è una porzione di tronco fino al castello principale, sostanzialmente, giusto per far capire quello che è l'operazione finale. È previsto, anzi, è già stata realizzata una pavimentazione drenata. È stato realizzato un po' tutto quanto, adesso arriviamo pronti. E il giorno 13/10/2020 il tronco principale, la parte principale fino al castello ha volato, come vi dicevo, i simboli a volte volano, è stata spostata dal suo insediamento principale, in quanto, come dicevo, l'area non è di proprietà pubblica, quindi man mano era necessario arrivare a spostarla, e quindi è stata caricata. Tenete in considerazione anche il peso della pianta, è particolarmente significativo ed è arrivata nel parco. Quello che vedete qua a terra è il momento in cui pian piano viene appoggiata. Non vi faccio vedere la foto finale in quanto non è ancora stata completamente allestita, perché capite che le tempistiche sono particolarmente recenti. L'area la stiamo allestendo di recente e ora l'olma ci osserva mentre finiamo di allestire l'area e far arrivare i suoi figli. L'olma diventerà, o perlomeno l'impostazione che abbiamo sempre cercato di dare, quella di avere una pianta, un simbolo che rimane per quanto possibile, perché anche suo deperimento fa parte della vita normale delle cose, deve essere osservato il deperimento, bisogna capire che i simboli possono cambiare. È inserita all'interno di un'area a ridosso del centro, quindi è molto più visibile rispetto alla situazione precedente, molto più raggiungibile dalla cittadinanza,
In questo momento è chiaramente recintata, ma perché materialmente l'area non è ancora stata completamente sistemata. Nel momento in cui la bella stagione, insomma, ci darà la possibilità, verrà ultimata l'installazione. È un simbolo che oggi è fruibile, è un simbolo che oggi è all'interno di un'area pubblica, per cui nessuno la può materialmente spostare. È un simbolo che resterà fino a che la natura deciderà che deve rimanere, poi successivamente, come si diceva, i simboli cambiano e a volte volano, chissà che prima o poi qualche rametto più leggero non prenda anche il volo esso stesso. Vi ringrazio per questa brevissima presentazione.